Dan, specie di Ghiro, datti mossa! Ehi, io ho perso mia sorella in una barca qui vicino, ma gioco di... Coco era truccato. Ah, ottimo. Beh, non male quando segna la bandiera bianca, scusa. Il cimitero. Non avrò mai delle tombe nel mio giardino. Rovinano l'atmosfera. Percepisco Zarok molto vicino. Forse addirittura in collina che sta dietro al cimitero. Il cimitero. Non avrò mai delle tombe nel mio giardino. Rovinano l'atmosfera. Percepisco Zarok molto vicino. Forse addirittura in collina che sta dietro al cimitero. Man.
Allora, un mausoleo di Hilltop, 5 ratti. Il mausoleo di Hilltop. Immaginalo come un negozio di animali, con articoli meno profumati. Attento! Folletti è ladri con mano lesta! Fidati! Sappiamo riconoscerci tra noi! Oh, pezzo di merda. Il pavimento sta crollando! Corri, corri! Esci subito! Ottimo. Perfetto. Si giochi allora. Così. Ah, cancello di villaggio dormiente. Dovremmo visitare casa di sindaco. Non porti mai me in posti belli. Alla fine qua è rimasta la bandiera bianca. Io ho lavorato in circo una volta, ma smette! In cartellone ero dopo Sammy, il ragazzo foca. Ridicolo! Venghino, venghino, al Luna Pardenon morti! Ammirate le meraviglie della decomposizione! Spasso con le autopsie! Mamma. Ehi! Io ho perso mia sorella in Luna Park qui vicino, ma gioco di tre noci di cocco era truccato.
Campi spaventapassari, preparati a tremare se sei un passero.
Ok. La sala degli eroi. Scusate, come posso dire, il vostro nome non è in elenco. Scherzavo. Entrate pure. Herr Fortescue, sei tornato sul campo di battaglia, sì? Questo è bene. La gente dice a me, Sturgar, cosa pensi di questa spada? O quell'ascia? O questo stupido lungo bastone con una punta sulla cima? Ma io dico, no, no, no! Idioti contadini con sguardo vacuo! La guerra moderna è questione di scienza! E il più grande strumento scientifico del mondo è lo scudo! E poi glielo sbatto sulla faccia! Allora io credo che tu debba prendere il mio scudo, ya? Fare una prova su campo, in vera maniera scientifica. Tu vedrai che è magico. Avrai beneficio enorme. Minchia, di già lo scudo d'oro. Ma le cose non dici bene, giù, no? Che non posso neanche più stare. Gola delle zucche, non Lola, gola. Lola delle zucche non si vede da anni da queste parti. Dobbiamo trovare Strega delle zucche. Speriamo che abbia suo pezzo di pietra di Anubi. Come dire adesso? Oh, forse abbiamo inventato ascensore! Allora che cazzo può fare?
Che bello. Ma porca puttana. Potentissimo. Salve, straniero. Cosa posso venderti oggi? Belle cosine? Per tutti i satanassi, pensavo che queste zucche assassine sarebbero state la mia morte. Comunque, un patto è un patto. Tranne che a Cornishwall, c'è da stare lontani da quelli. Eccoti la chiave per l'accampamento della vecchia strega. Vai e sistema le cose prima che le zucche mi vengano a cercare. Ah, vedi che maledetto.
Tutto diverso allora. Tutto collegato però. Pazzesco. Dobbiamo riuscire a svegliare il re delle zucche. Tipico. Unica volta che io non ha con me trombone. Qualcuno si è alzato con radice sbagliata oggi. Tu hai fatto bel kebab vegetariano! Urrà! Dove hai messo salsa chili? Ma dove è quella la cosa? Guarda perché non c'è le mani.
Forse è meglio se noi evoca strega, Dan. Noi non ha molto tempo. Tutto diverso. Ok, vediamo la strega. E cosa vuoi tu, mostriciattolo spalpato? Un momento, sei tu, Sir Daniel? Per un attimo non ti ho riconosciuto. Senza le sopracciglia sei molto diverso. Per non parlare del resto della faccia. Sarà... più di mezzo secolo che non ci vediamo. E all'improvviso... eccoti qui. Non hai mai scritto! Oh! Che periodo sto passando! Ho dedicato la mia vita alle mie dolci figliole. Nutrendole al mio sé, voglio dire, piantandole in un bel terreno ricco. Ed è così che mi ripagano, con un malvagio e infido atto di ingratitudine. Una zucca rinnegata. Risucchia la forza vitale della terra. È sempre più forte. Cosa hai detto? L'hai ucciso? Beh... gentile da parte tua. Posso... ricompensarti in qualche modo? Il mio pezzo della pietra di Anubi? Il tesoro? Beh, forse... potrei dartelo per... No! Cosa dico? Oso forse? Oh. E va bene. Ecco, prendilo se devi. Sir Dan... Se incontri mia sorella, la strega della foresta, nei tuoi viaggi, dille di smetterla di ostacolarmi o le bollirò la testa nel suo puzzolente caftano da hippie! Ok? Ciao ciao! Ok, cara. Tutto diverso. La sala degli eroi, dove si banchetta e si festeggia per l'eternità. Sì, anche a metà settimana. Bentornato, mio buon Capitan Fortescue. Il mio cuore esulta nel vedervi ancora vivo, Sire. Oh, quanto mi manca il cameratismo di quando vi servivo, raggomitolati insieme a tenerci caldo la notte, a raccontarci storie tetre fino ad aver paura di spegnere la luce. E in memoria...
Benvenuti al villaggio dormiente, dove gli zombie saltellano come agnellini poco coordinati. Ehi, fermo! Non puoi farmi questo. Sono il sindaco io. Posso fare ciò che voglio, stupido grassone. Allora, dov'è l'artiglio dei demoni delle ombre? Non posso dirtelo. Non tradirò i cittadini. Non vicino alle elezioni. Tu, accozzaglia di avanzi di porco male assortita. Portatelo al manicomio. Se ne ricorderà presto, dopo aver passato qualche notte con un pazzo posseduto. Giuro che non te la caverai così. Frase tradizionale, ma poco veritiera. Capitano, fate a pezzi questo patetico villaggio. L'artiglio è qui da qualche parte. E controllate anche il barile di biscotti di quel grassone. Ma questo oltraggioso! Sindaco no, è pazzo! Va pazzo di dolci, forse! Ascolta, amico, io stato in casa di matti e grassone canterà come canarino prima di essersi asciugato da prima doccia! Dobbiamo seguirli! Se vogliamo mettere mani su frammento di pietra di Anubi, dobbiamo salvare Politicante! Ma come? Mi è tutto strano, c'è già qui da dove sono morte di me. Ma che è sta storia? Non me lo ricordavo. Salve, straniero. Cosa posso fare per te? La sala degli eroi. Come il Valhalla, ma per legge dobbiamo dire che non siamo a
L'interno del manicomio. Qui vivono mostri sputafuoco, cadaveri senza testa e... Oh, in realtà quello è un altro posto. Qui ci sono solo i matti.
Quanto l'hanno fatto? Tanto l'hanno fatto. Sono Mr. Asha! Oddio! Sto fermo! Cattivo scheletro! Sei su una brutta scala! Ce l'hai fatta! Ce l'hai fatta! Notizia meno buona è che io adesso ho fobia di accette. Una torta! Una torta! La mia carica per una torta! Nessuno vuole aiutarmi? Un attimo, caro. Voglio una toilette vera. Ehi là! C'è qualcuno lì? Che ci dovevamo? Spero che non mi serve. Caccia la miseria. Stranezza. Cavoli! Ne ho visti di matti qui. Ma mai una faccia così. Il ghigno da demente. E nemmeno un accenno di lucidità in quel terribile occhio strabuzzato. Sta lontano da me! Oh, scusa, amico. Senza offesa. Mi aiuti? Non dovrei essere qui. Non sono pazzo. Sono il sindaco. Oh, mi manca la mia vita. Inaugurare feste, ricevimenti. Fare la doccia senza che uno psicopatico si offra di lavarmi la schiena. Ti prego, fammi uscire. La pietra di Anubi? Ma guarda un po'. So dove si trova un pezzo di quella pietra, ma ti dico, non sarà facile arrivarci. È in un posto spaventoso. La prigione dei demoni delle ombre, nella foresta incantata.
La lascio lì molti anni fa. Il nonno di mio nonno, per sicurezza. È complicato. Intanto dovrete arrivare alla foresta incantata. Per fortuna ho la chiave con me. Poi vi serve l'artiglio dei demoni delle ombre per entrare nella prigione. L'artiglio è nella cassaforte a casa mia. Non c'è tempo di spiegare adesso, ma ho lasciato indizi nel villaggio che indicano come aprire la cassaforte. Infine, dovrete trovare la strega che dimora nella foresta. Lei sa dov'è l'entrata della prigione? Capito tutto? Bene, ora andiamocene, prima che Zarok ritorni. Hai mica un panino? O magari un uovo alla coque? Ma è il cane, cioè, che cazzo? Ah, cazzo. Vedi? Pensate, poi si potrebbe prendere solo con la corazza del drago. Che bastardato. Ok. Penso che devo cambiare le cose. Non c'è la vita, non me l'ho sognato. Vabbè. Peccato. Viaggio dormiente, dove puoi comprare il sindaco con una torta. Oh, guarda, è tornato lo Zeroe di Galomir. Bella battuta, vero? Me le scrivo da solo, lo sapevi. Comunque, ascolta, cervello di scarto. Le guardie stanno cercando l'artiglio del demone, perciò stai pronto a distribuire un po' di giustizia. Ehi, attento a non colpire gli abitanti. Non sono male. Sono psicotici violenti solo perché sono posseduti. Sii paziente, ok? E adesso muoviti! Più ti guardo, più mi passa l'appetito. Pigre guardie, deve essere tutto in pausa. Nui va a fare la zia. Nui rigira questo posto come calzino e trova quel maledetto artiglio. Perché io sempre dimentico i miei guanti di gomma? Che cazzo?
sembra che ora non c'è più acqua. No, credo sia stato là. Abbiamo stampo. Ora serve solo metallo fuso. Niente problema. Ma ci sono andato, non si capisce niente. Sì. Che cazzo, perché non funziona ste cazzo delle... Il busto d'oro! È brutto come mia prima moglie! Ora noi fondiamo subito! Se noi non trovo artiglio di demone, Zara farà lavare la trina a noi per secoli! Ma come cazzo parlati?
Un attimo. Torna a casa di sindaco, Dan! Prima che grossi tizi a carbone la distruggano del tutto! Aspettate, guarda sta cosa che concentrati! Concentrati! Ma che cazzo devo fare? Non so cosa fare. Minchia comandi. Niente, non so come procedere. Thank you.
cosa. Calice. Praticamente avrei finito, ma scusa, il carico. Galleggiare non è tuo forte! Mamma mia, quante cose diverse. La sala degli eroi.
Ancora tu, razza di perdigiorno? Non hai una cripta in cui stare? Daniel, tesoro, sei così pallido e magro. Che c'è, baby? La tua donna non ti dà da mangiare? Non ti preoccupare, ci penso io. Ti tirerò su io. Prendi questa pozione. Credimi, migliorerà le tue prestazioni in tutti i campi. E ricordati che sarò qui ad aspettarti quando la battaglia sarà finita. Tieni un po' di pozione anche per me, dolcezza. Perfetto. Bene, bene.